Ciao a tutti gli amici di pistacchissimo.it, benvenuti in un nuovo video. Parliamo del panino pistacchissimo di Hamburgeria Daisy White a giarre. Panino che vi metto per qualche secondo qua da qualche parte in sovrimpressione, giusto per farvi venire un po' di fame. Intanto colgo l'occasione per ringraziarvi per come sia andato l'evento lancio del 18 aprile, è stata veramente una serata fantastica. Siete venuti in tantissimi, siete stati davvero super simpatici, sono veramente contento, grazie a tutti per la bella serata. Comunque, durante la serata vi ho chiesto gentilmente di compilare dei fogli di feedback per farmi sapere cosa ne pensaste del panino sotto diversi punti di vista, sia con un voto che con un commento. Avete votato praticamente tutti, sono molto contento di questo e credo sia importante perché ogni tanto qualcuno dice: sì, ma chi sei tu per giudicare? È giusto, quindi vediamo se un panino ideato da Pistacchissimo e poi realizzato dalle sapienti mani di Daisy White sia riuscito a soddisfare il vostro palato. Piccola nota necessaria. Due feedback, nonostante i voti decisamente positivi, li ho dovuti purtroppo rimuovere, diciamo censurare, per via dei commenti, volendo usare un eufemismo, diciamo inopportuni. E quindi via questi e andiamo a dare un'occhiata ai feedback. Ecco qui i fogli di feedback. Come sapete, il voto di 5 pistacchi su Pistacchissimo rappresenta sostanzialmente il grado di pistacchiosità del prodotto. A voi ho chiesto anche di votare quanto fosse food porn e quanto riuscisse a saziarvi. E qualcuno ha avuto qualche dubbio su food porn, e sostanzialmente è una parola frequentemente utilizzata sui social, per chi non lo sapesse, per rappresentare in un certo qual modo quanto sia di ispirazione, diciamo, guardandolo solo dalla foto o da un video, quanto ti faccia venire voglia di andarla a mangiare, quanto sia porcoso, lasciatemi passare il termine. E quindi andiamo a guardare i feedback. Quindi, pistacchio 6 a 555, fantastico, 555, 555, e qua dice avrei aggiunto un'altra stellina, quindi proprio sazissimo. Qua c'è anche una bellissima faccina sorridente, ottimo panino, 555, bene bene. Un'altra faccina sorridente, 555, 5, qua c'è un 4, quindi vuol dire che era bello, ma magari ne ha visti di più belli. Sì, ci sono magari dei panini non al pistacchio che effettivamente sono ancora più food porn, ci può stare assolutamente. 555, 555. Ah, questo è stato abbastanza severo. Pistacchio si dà 4, ok. Food porn si dà ben poco, magari preferisce delle salse più ricche, un aspetto più interessante. Sazietà invece non c'è alcun dubbio, saziava veramente tanto. Qui abbiamo pure 5-5, no, in realtà 5-5, qui non ho compreso, vedete, il concetto di food porn effettivamente non è sempre evidente. Comunque sulla pistacchiosità proprio esagerato, cioè dai, fantastico. Qua, idem, non ho capito, probabilmente erano amici, magari si sono scambiati informazioni. Ok, troppo pesante, pistacchiosità comunque 5, quindi troppo pesante, non ho capito se è in senso positivo o negativo, penso positivo, sì. Ok, quindi 5-5-5, tutto 5 con un super bono, tanto di occhiolino, e voto finale 100 e lode, questo io lo prendo e lo incornicio, grazie mille. Poi qua abbiamo pure 555 e allora eccessiva, la sazietà è eccessiva. Non sono riuscito a mangiarne neanche un quarto. Qualcuno diceva nei commenti prima dell'evento lancio che magari non fosse abbastanza imponente da saziare, invece guardate qua, qualcuno non è riuscito a mangiarne neanche un quarto. Dovete proporre la versione mini. Sì, è un'osservazione molto intelligente. Infatti ho già suggerito alle ragazze di Hamburgeria Daisy White di proporre una versione con un hamburger e non doppio hamburger. Potrebbe essere interessante, vediamo se ci saranno sviluppi su questo. Comunque, qua abbiamo un bel 5-5 e un 4 su food pornosità perché avrebbe messo più formaggio, quindi avrebbe voluto vedere magari un po' di formaggio che colava. Ci sta assolutamente, è un feedback assolutamente legittimo.
Comunque, bello sapeva, ok, la sazietà al livello che ci vuole la biochetasi per digerire, ok, va bene, quindi diciamo che probabilmente per un bel po' si faceva ricordare sullo stomaco, ma in senso positivo, spero. Comunque, 5-5-5, anzi no, scusate, 6-6-6, è stata aggiunto la sesta stellina ovunque, quindi proprio abbiamo raggiunto livelli orgasmici, come dice qua il feedback, grazie mille. 5-5-5, dopo 5 c'è poco da commentare, e beh, grazie ancora. Quindi qua ci abbiamo addirittura 7 sulla sazietà, proprio, adesso non mangerà più per 5 giorni. Qua abbiamo addirittura un 6 e qui un 4. E poi questo commento simpatico, ok, ho capito chi siete. Fa, ma quale panino? Perché hanno aspettato un po', purtroppo. Hanno aspettato circa 40 minuti e quindi poi scherzi a parte, dovuti all'attesa, comunque ottimo, alla fine sono rimasti molto contenti. Era un tavolo numeroso, è arrivato tratto anche un po' dopo e quindi vabbè. 5-5-5, pistacchiosità allo stato puro, la crema è una goduria. Sono molto contento di questo perché sono state fatte tante prove sulla crema super segreta, pistacchissimo di Daisy White e quindi sono contento che vi sia piaciuta. E come dice la Müller, fate l'amore con il sapore. Ah, quindi strapieno, strasazio, fantastico. 5-5-5, volevo più salsina, milione di punti, qua non so quanti zeri ci sono. E quindi, bene, la salsina ha fatto un successo. Sono molto contento. Poi qui 555 all'Orcam, sì, è l'Orcam anche qui. Questi sono gli amici di l'Orcam che hanno fornito il pistacchio di Bronte DOP. Sono venuti ad assaggiarlo e hanno dato il loro feedback, ma diciamo che è un pelino di parte, quindi beh, hanno fatto molto bene a segnalare che fosse il loro. Poi 5-5-5, anzi questo mi sembra un 4,5 in realtà. Il panino era buonissimo, gli ingredienti di alta qualità. Unica pecca, il doppio hamburger non permette di godersi al 100% il sapore di pistacchio. Certo, il sapore della carne è chiaramente imponente, sempre. Anche in questo caso, probabilmente la versione con un singolo hamburger potrebbe soddisfare chi ha lasciato questo feedback. Chi lo sa? Qui 5-5 è un 4 sulla pistacchiosità. Credo che siano amici perché hanno dato un feedback molto simile sul fatto che il doppio hamburger a un certo punto, diciamo, si facesse sentire talvolta più del pistacchio. Può essere. In realtà vi direi di stare anche attenti quando lo mangiate a come lo mangiate. Sembra una banalità, ma il modo in cui vengono dati i morsi, quale ingrediente si fa arrivare sul palato anziché un altro, impatta moltissimo sull'esperienza finale. Comunque, qua 555, una tonnellata di pistacchio, stavolta per gli incubi, ma ricreai, non mangerò per una settimana, ecco, bene. E questo è anche economia, no? Mangi una volta a settimana, spendi di meno. Va bene. Comunque, adatto ai veri amanti del pistacchio, non ho avuto la forza di finire quello della mia compagna. Credo di sapere chi è. Perché ha mangiato tutto il suo, la sua compagna l'ha lasciato, ma se l'è portato a casa e quindi va bene così. 5, 4 e 5 avrebbe voluto la cipolla, ci può stare, magari si può chiedere un supplemento di cipolla. Per me impatta un po' il sapore di pistacchio, ma sono gusti assolutamente legittimo. 5-5-5 ne mangerei altri 100, sì, ma magari in 100 giorni, non tutti in una volta. Va bene, poi. Qua 6, 6, 6 da tutte le parti, qualcosa indescrivibile, sbavava già dalla foto, pensa poi a mangiarlo, quindi da orgasmo, veramente top, anche questa da incorniciare, grazie mille. Qua 5-5-5 è bellissimo, c'è un aggettivo per ogni punto, imponente, evidente, importante, bellissimo anche questo. Ok, 555, pistacchio ti amo, speravo ci fosse scritto pistacchissimo ti amo, invece no, purtroppo amo il pistacchio. E vabbè, va bene poi. 5, 6 e qui non le so contare perché sono troppe, quindi veramente grazie anche di questo feedback. Poi, 5, 4, 5. Come vedete, ogni tanto c'è qualche dubbio sulla food pornosità perché sì, effettivamente è bello, sì, ma magari ce ne sono alcuni più food porn, ci sta, non al pistacchio si intende. 5-5-5, 4,5, 4-5, il commento è irrilevante. 5-5-5, 4-5-5, top, faccina è 100, quindi.
L'infografica, diciamo, è molto esplicativa, quindi grazie. Tutto ottimo, 555, 445, 555, 555, Daisy White più pistacchissimo uguale amore, grazie mille, da aggiungere al vostro menu. Sì. Questo è il commento che ho ricevuto a parte i feedback da tutti. Questo panino deve rimanere fisso nel menu, non c'è storia. Top, qua c'è un casino di stelline. Sto scoppiando, sì, sta scoppiando, è veramente pesantone. 555, 555, 43. Non l'ha trovato tanto food porn, però per il resto gli è piaciuto. 555, 555. Food pornosità non sapeva cosa significasse, ci può stare, poi 5 e 4, ottimo. Pistacchiosità top, guarda, l'ha anche sporcato di pistacchio, giusto per fare capire cosa intendesse. 4-4, seri, sulla sazietà proprio non si scappa, tutti sazissimi. 5-5-5, 5-5-5, 5-5-5, 5-5-5, 5-5-6, ripeto, sazietà stravince a mani basse. E quindi questi sono i vostri feedback, grazie mille. E quindi con questo è tutto, vi ringrazio ancora per questi fantastici commenti, grazie anche a chi è andato nei giorni successivi e mi ha inviato messaggi su Instagram, su Facebook per darmi il proprio parere, sono veramente molto contento di questo ed è una cosa che vi chiedo di fare sempre, teniamoci in contatto e scambiamoci i pareri. Con questo è tutto, un saluto e al prossimo video.